Questa mattina si ufficializza la sua discesa in campo qui al comune di Baronissi. Sì, beh, abbiamo così assunto questo impegno dopo aver spedito le necessarie opportune verifiche a 360 gradi dal punto di vista ovviamente di approfondimenti di natura politica e di adesione al programma che noi intendiamo portare avanti qui nella campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale a Baronissi. Sarà sicuramente un'azione di fortissima discontinuità rispetto all'azione amministrativa che ha connotato la città di Baronissi. Avremo delle linee cardine che guideranno il nostro programma ed è stato condiviso da tutte le parti, tutte le forze politiche del centro-sinistra, ma anche dell'associazionismo e dei cittadini. Lo chiariremo meglio nei prossimi giorni. Avremo un contatto continuo con i cittadini e ci appelliamo a tutte le coscienze libere affinché il sogno di Baronissi, quello di realizzare una città residenziale, una città dei servizi, una città al servizio della donna e dell'uomo, che sono naufragati purtroppo, venga ripreso, venga rilanciato e Baronissi diventi punto di eccellenza non soltanto nella nostra regione ma nel panorama nazionale. È un obiettivo ambizioso, questo si fa spazzando via ogni nube, ogni preoccupazione che assilla gran parte e grandi strati della popolazione, della cittadinanza di Baronissi. Noi facciamo una scommessa, siamo pronti a far comprendere bene le ragioni del nostro impegno a tutti i cittadini di Baronissi, incontrandoli fin da oggi e ovviamente garantendo una nostra presenza di libertà, di democrazia, di pulizia autentica e di governo delle cose che mettono al centro dell'agenda e dell'attenzione finalmente della politica esclusivamente la persona. La decisione importante è quella di insomma, fare questa scelta anche in virtù del suo ruolo al Consiglio regionale. Io credo che ogni persona, ogni essere umano viva anche di motivazione e di sfide. Per me è una sfida, io sono pronto a fare questa azione con i tanti cittadini che vivono una condizione di disagio. Baronissi per certi versi ha deluso ampiamente quello che erano le aspettative di tante persone che hanno scelto anche di vivere qui. È l'esempio della città dei giovani, che è stato un momento di entusiasmo, un momento di recupero di una realtà importante in un territorio importante, è purtroppo naufragato anche miseramente. Ecco, io credo che proprio questo progetto che avrebbe dovuto cambiare la storia di questa città e dare il buon vivere ai cittadini sia metafora di come Baronissi sta lentamente ma inesorabilmente calando. Interrotti in questa nostra città, per la quale pensiamo all'eccellenza, perché abbiamo tutte le carte in ci comprendere ed accompagnarci nella nostra consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Sapete tutti che 10 giorni fa io e Baronissi con la persona, con il possibile candidato sindaco, e ovviamente è una cosa che mi riempie di orgoglio, di fierezza, che mi gratifica molto. Essere sindaco e soprattutto i baronisti che hanno visto in me la persona capace di poter guidare questa azione di cui siamo tutti convinti, azione di rilancio, forte rilancio di questa comunità. Abbiamo bisogno di donne e di uomini con idee chiare, non può essere condannata così come pare al tramonto definitivo. E ringrazio veramente tutti, ovviamente mi riservai il giorno 25 quando ci fu questa indicazione anche con quanto, e devo dire che ho parlato molto, ho interloquito molto. Bisogna fare per rilanciare questa nostra comunità, questa nostra città. Non abbiamo faticato per nulla, ragione per la quale io sciolgo positivamente la riserva che ho formulato il giorno 25 febbraio e mi candido. Noi ci candidiamo insieme a tutti quanti noi, a tutte le forze politiche.